benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi le imprese toscane più innovative che proprio in Palazzo del Pegaso hanno ricevuto un riconoscimento. Sono 9 le aziende toscane vincitrici del premio Innovazione 2023 Amerigo Vespucci, promosso da Consiglio regionale Confindustria Toscana e organizzato da Digital Innovation Hub. Il riconoscimento, giunto alla 6ª edizione, ha l'obiettivo di sostenere e valorizzare la ricerca e l'innovazione tecnologica, digitale e sostenibile delle imprese, promuovendo l'iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. I numeri raccolti con l'edizione 2023 del premio regionale Innovazione Toscana Amerigo Vespucci sono numeri molto importanti che testimoniano l'importanza del premio e anche il ruolo che questo premio svolge come vetrina dei progetti più innovativi del territorio, ma anche come opportunità non solo economica ma anche di networking e di crescita di tutte le imprese della regione toscana. Questa cerimonia oggi è quella di proclamazione e presentazione ufficiale dei vincitori, con dei progetti davvero molto importanti, all'avanguardia, che sicuramente si innesta in un momento molto complicato per il momento storico, per le tensioni geopolitiche, per il quadro economico pieni di incertezza, ma ci restituisce un'immagine molto positiva, un'immagine che è quella di aziende di successo che in Toscana riescono a collegare l'innovazione tecnologica con la sostenibilità ambientale e sociale, a puntare sulla parità di genere, sul welfare, a investire su quelle che sono le tecnologie d'avanguardia, raccogliendo quelli che sono i fabbisogni emergenti e posizionandosi su quelle che sono le traiettorie di sviluppo per il benessere e lo sviluppo di questa regione. Quindi il premio per noi continua a essere sicuramente un'iniziativa sulla quale continuare a investire con il sistema industriale e il sistema istituzionale. Ovviamente questi premi sono fondamentali e indispensabili per cercare di stimolare ovviamente un'idea, un qualcosa può venire fuori che poi, ripeto, ogni azienda è legata e nasce da un'idea, no? Non c'è cosa diversa da questo, no? Poi tra l'altro ho visto i progetti, sono tutti progetti legati alla sostenibilità, legati all'agricoltura di precisione, legati all'intelligenza artificiale, e questo fa ben sperare in futuro, perché questo qui chiaramente fa parte anche dei 17 obiettivi dell'ONU, no? Che noi chiaramente all'interno delle nostre aziende bisogna cercare di arrivarci il prima possibile, che è una cosa bellissima, però ecco, è un messaggio per mandare anche alla politica, no? Che questo è veramente bello, però se si lascia il mercato libero e non le regole uguali per tutti diventa difficile. Quindi si auspica che con queste idee, con questi sviluppi, con queste nuove tecnologie, che ricordiamoci ci è voluto 300 anni a fare dall'industria 1 all'industria 4, ora dalla 4 alla 5 ce ne vuole 9, quindi è chiaro che questi 9 anni bisogna velocemente ovviamente adeguare le nostre aziende con dei costi superiori a quelli che comunque non fanno questo tipo di adeguamento, però dovrebbe essere supportato dalla politica di non creare ovviamente mercati uguali per tutti ma regole diverse. Devo dire che è stato un compito il nostro, dei giudici, molto difficile. Abbiamo esaminato ben 41 progetti, tutti di livello elevatissimo, sia in termini qualitativi che come livello proprio di ingegno. Elemento che ci ha reso veramente entusiasti di quello che abbiamo letto, di quello che abbiamo studiato leggendo questi progetti, perché ancora una volta abbiamo avuto la conferma che le aziende italiane e toscane in particolare sono capaci di fare innovazione a un livello altissimo. Trend, diciamo che c'è un trend che io ho individuato nel quello di aiutare le persone che hanno bisogno. In particolare mi riferisco a bisogni di persone ad esempio affette da malattie, piuttosto che i bisogni dei lavoratori, ad esempio, quindi si sono sviluppati progetti con il focus sulla sicurezza sul posto di lavoro. Quindi diciamo ho notato un'attenzione a quelli che sono i fabbisogni attuali delle persone. Premiato in Palazzo del Pegaso anche Luca Bindi, professore dell'Università di Firenze, con il premio Pianeta Galileo, grazie alla sua sempre continua e costante divulgazione scientifica.
È stato assegnato a Luca Bindi, professore di mineralogia all'Università di Firenze, dove è anche direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, il premio Pianeta Galileo 2022-2023 per il suo significativo impegno nella divulgazione scientifica, in particolare nella diffusione delle conoscenze acquisite nella ricerca di un primo quasi cristallo naturale. A consegnargli il riconoscimento nell'aula magna del rettorato dell'Ateneo Fiorentino è stato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sono veramente onorato, è capitato tante volte di ricevere riconoscimenti nella mia carriera scientifica, ma questo mi colpisce particolarmente sia per l'università che rappresento, ma anche proprio perché è rivolta alla divulgazione, una cosa che per me è fondamentale nella carriera di un docente. Vedo che certi concetti estremamente complessi, se trasmessi opportunamente, possono arrivare a chiunque. La cosa più spesso che chiedono è ovviamente quali sono le applicazioni di questi materiali, perché sono importanti per la vita quotidiana, oppure il senso dell'avventura. Questa è la cosa che piace di più, cioè la trasmissione della passione per la ricerca scientifica, e questo credo sia il punto più importante. Il professor Bindi è veramente un ricercatore di altissimo livello, livello internazionale, e non solo questo, ma è secondo noi un esempio dell'importanza della ricerca, della tenacia, dell'utilizzo del metodo scientifico, e riteniamo che in questi tempi questi siano dei valori estremamente importanti da comunicare soprattutto ai giovani. Oltretutto il professor Bindi è anche un ottimo divulgatore, e la divulgazione scientifica, diciamo, per i giovani è uno degli obiettivi principali di Pianeta Galileo. C'è un profilo ideale del vincitore che abbiamo stabilito anni fa, e effettivamente il professor Bindi corrisponde perfettamente a queste caratteristiche. È uno scienziato che ha ottenuto dei grandi successi come tale. La sua storia scientifica è direi affascinante, e in più si dedica anche a attività divulgative, di promozione della scienza, quindi corrisponde perfettamente ai requisiti che noi chiediamo per poter essere assegnatari del premio. Naturalmente il messaggio è quello che sta dentro il Pianeta Galileo, cioè quello che poi vede l'Ufficio Scolastico Regionale insieme agli Atenei Toscani e il Consiglio Regionale della Toscana attivi ormai da 19 anni per promuovere la cultura scientifica nelle scuole, che è poi finalizzata a creare e promuovere una partecipazione attiva in una società sempre più complessa in cui la scienza e lo sguardo della scienza sono sempre di più necessari. In Palazzo del Pegaso un riconoscimento è andato anche al gruppo di volontari, l'associazione che opera sulle piste da sci nel territorio dell'Abetone, che ha salvato tante vite nel corso degli ultimi anni. Vediamo. Una targa come riconoscimento da parte del Consiglio regionale è stata consegnata in Palazzo del Pegaso all'Associazione Volontaria Soccorso Sci Appennino Toscano, che opera con oltre 300 persone per aiutare chiunque possa avere problemi fisici o di salute sulle piste, avvalendosi di attrezzature all'avanguardia e personale qualificato. Sicurezza, prevenzione per garantire divertimento a tutti i nostri utenti della montagna, in Abetone, in Cutigliano, in tutta la montagna toscana. Per noi questo riconoscimento vuol dire tantissimo, vuol dire guardare al presente con un futuro radioso alla soglia dei nostri 40 anni di storia. Oggi è stato un momento simbolico ma decisamente importante, perché premiare AFSAT vuol dire premiare tutto un sistema che garantisce sicurezza e soccorso sulle nostre piste da sci, fatto di persone che molto spesso sono volontarie, che sono affiancate da persone delle forze dell'ordine, ma che svolgono la loro attività garantendo appunto la possibilità di intervenire immediatamente in caso di infortunio, di salvare delle vite, perché la loro opera in questi anni è stata anche è stata appunto importante per poter intervenire immediatamente e salvare le vite alle persone, perché le piste da sci possono anche essere
pericolose nel momento in cui ci sono degli infortuni gravi, però ecco che un intervento tempestivo riduce al minimo i rischi e loro sono bravissimi, sono preparati da un punto di vista sanitario, da un punto di vista sportivo, nel senso che la loro conduzione degli sci è estremamente professionale, per cui siamo assolutamente contenti e la Regione Toscana abbia voluto dare questo riconoscimento, perché vuol dire riconoscere 40 anni di attività, vuol dire anche riconoscere l'attività appunto di tutti questi volontari che settimanalmente frequentano e vengano a svolgere la loro opera sulle nostre piste, e vuol dire anche riconoscere, diciamo, l'attività di tutto questo sistema fatto appunto da AVSAT, da Polizia, da Guardia di Finanza, da Carabinieri Forestali, da Misericordia, da 118, dal Soccorso Alpino, per cui veramente una miriade di persone che si operano per garantire la sicurezza degli altri. La sicurezza sulle piste, per fortuna, negli ultimi anni riceve sempre maggiore attenzione. Chi fa soccorso piste, tra l'altro, è veramente protagonista dell'inverno, perché purtroppo ci si fa male, è uno sport che è mediamente un po' pericoloso. Poi ci sono anche persone a volte poco prudenti che vanno oltre le proprie possibilità, ma poi quando le piste sono affollate purtroppo succede di urtarsi. Il soccorso piste sta facendo un lavoro da sempre, da anni, meraviglioso. Sono persone straordinarie che lo fanno tra l'altro con lo spirito del volontariato, che è veramente encomiabile, oltre ad essere persone estremamente preparate. Chiudiamo parlando dell'archivio digitale degli incontri interreligiosi avvenuti in Toscana tra il 2001 e il 2023, perché adesso è stato reso disponibile, grazie al lavoro del Consiglio regionale, online tramite il sito web dell'Assemblea Toscana. Il Consiglio regionale e il Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia hanno promosso una ricerca che mette l'archivio digitale degli incontri ecumenici e interreligiosi svolti in Toscana a disposizione di chi voglia studiare o conoscere il cammino ecumenico e interreligioso della nostra regione. È disponibile sul portale del Centro Studi per l'Ecumenismo in Italia e consultabile anche attraverso il sito del Consiglio regionale, la parte che copre gli anni dal 2001 al 2020. La Toscana è la prima regione italiana che mette online, quindi a disposizione di tutti, una ricerca di questo tipo. Mettendo a disposizione con questo link la conoscenza di quello che c'è stato nel dialogo interreligioso ed ecumenico in Toscana, si sottolinea due aspetti. Il primo, l'importanza di questo dialogo, e il secondo, dovuto al ruolo dell'istituzione regionale, che questo dialogo è importante per le religioni, però riguarda l'insieme della società e aiuta l'insieme della società a rafforzare questa impostazione e quindi costruire un futuro che sia un futuro degno, che sia un futuro di civiltà, di nuovo umanesimo, come a me piace definirlo. Il tema del dialogo interreligioso e del dialogo ecumenico sta al centro dell'attenzione della Chiesa a partire dal Concilio Vaticano II. Quindi direi è in fedeltà al Concilio Vaticano II che noi continuiamo a camminare in Toscana anche con questa nuova iniziativa dell'archivio digitale su questa strada appunto del dialogo tra religioni in vista della pace. Il Papa ci invita ad abbattere i muri, a creare dei ponti, ecco, anche questo è un piccolo ponte che cerchiamo di mettere sulla strada della pace. Significa andare incontro a una tradizione, la tradizione della Toscana, una terra di dialogo, dove uomini e donne di fedi diverse, di confessioni diverse, si sono incontrate per conoscersi meglio e per aiutare tutti a vivere quei valori religiosi che sono la pace, l'accoglienza e il dialogo. Venire in Toscana vuol dire entrare nella memoria, ma anche coniugare questa memoria col presente di una terra che nel XXI secolo è conosciuta e ricordata da tutti coloro che vengono, proprio perché è una terra d'accoglienza, di dialogo e anche di riflessione per il futuro. Questi dunque erano alcuni dei temi principali trattati dal Consiglio regionale nel corso delle ultime sedute. Grazie per averci seguito. L'appuntamento su RTV 38 è come sempre per la prossima settimana. Buon proseguimento e arrivederci.